Sono stati presentati durante la conferenza stampa di apertura dei lavori del 58esimo congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia i dati aggiornati del registro Covid-19 implementato dalla società scientifica. Abbiamo chiesto di riassumerli al dottor Luigi Sinigaglia, past president della SIR, che li ha presentati nel corso di questo evento. Dottor Sinigaglia, quali sono i dati ad oggi del registro Covid-19 SIR? Dunque, il registro Covid-19 è partito nel marzo del 2020, quindi proprio agli albori della pandemia. E è stato un database che il nostro centro studi ha allestito molto rapidamente e ha inviato a tutti i reumatologi italiani per avere informazioni su eventuali infezioni da Covid che potessero essere in corso in pazienti con malattie reumatiche. Devo dire che la rete reumatologica italiana ha funzionato molto bene, sono già state prodotte due pubblicazioni sull'argomento e ad oggi si contano circa 1700 pazienti all'interno di questo registro, dei quali possiamo sapere praticamente tutto, che tipo di malattia hanno avuto, che malattia di base avevano quando hanno contratto il Covid, che tipo di prognosi hanno avuto poi in futuro. Il dato più critico e quello più difficile da interpretare è sulla incidenza del Covid nelle patologie reumatiche, perché bisognerebbe fare un confronto con la popolazione generale e i dati generali ci dicono che effettivamente questa popolazione di pazienti ha un rischio leggermente aumentato di contrarre il Covid. Sulla prognosi invece certamente si è visto che i pazienti reumatologici che si infettano con il virus SARS-CoV-2 hanno una percentuale di ospedalizzazione che è più elevata rispetto alla popolazione generale, hanno anche un rischio di incorrere in una ventilazione respiratoria assistita e anche nella intubazione che è più elevato rispetto alla popolazione generale e l'ultimo dato che emerge dal registro è che hanno anche una mortalità che è leggermente superiore rispetto a quella attesa per il Covid. Quindi un bilancio dal punto di vista prognostico sicuramente abbastanza preoccupante. Questo è un motivo molto importante per cercare di implementare l'idea della vaccinazione in questi pazienti, perché è solo la vaccinazione che può effettivamente restituirci una immunizzazione attiva. Dal punto di vista generale si può dire che i pazienti che ammalano di Covid sono più favorevolmente pazienti che hanno malattia in fase attiva, quindi malattia infiammatoria cronica in fase di evoluzione e quindi i pazienti che sono viceversa ben controllati dalle terapie non hanno un aumento di rischio di incorrere nel Covid e di avere anche una prognosi meno fausta e meno felice. Per cui il consiglio che SIR ha sempre dato a questi pazienti di non interrompere le terapie è un consiglio forte che avevamo dato agli inizi della pandemia e che oggi a distanza di quasi 2 anni da quel periodo terribile noi ci sentiamo di rinforzare sempre di più, invitando i pazienti a non sospendere le terapie e a non staccarsi da quelli che sono i loro programmi terapeutici, perché questo può effettivamente rappresentare un rischio. L'ultimo punto importante è che i pazienti reumatologici hanno spesso molte comorbidità e le comorbidità, soprattutto di tipo polmonare, di tipo cardiovascolare, di tipo renale, sono tutti fattori che comunque aumentano il rischio di Covid e comunque aumentano il rischio di un Covid che poi eventualmente potrebbe avere anche una evoluzione sfavorevole. Il problema della vaccinazione è un problema importante, quindi è un problema che è stato affrontato dalla Società Italiana di Reumatologia e che ha cercato di dare delle raccomandazioni ai nostri pazienti e io vorrei qui ancora una volta ribadire che in questo contesto è molto importante cercare di invitare questi pazienti a praticare la terza dose di vaccino. Sulle vaccinazioni non abbiamo delle certezze assolute, ma possiamo dire che certamente i nostri farmaci non interferiscono di molto sulla risposta immunitaria. La vaccinazione nei pazienti reumatologici e anche affetti da malattie autoimmuni ha una efficacia sicura e dal punto di vista degli effetti collaterali non presenta dei rischi che sono superiori a quelli che la popolazione normale incontra quando va
verso una vaccinazione. I farmaci immunosoppressori quindi sono in qualche modo scagionati da problemi più grossi, è vero? Quasi tutti i farmaci immunosoppressori sono scagionati, anzi esistono dei report in letteratura che ci dicono addirittura che qualche farmaco immunosoppressore, tra virgolette, che noi utilizziamo in molte patologie reumatologiche potrebbero paradossalmente avere un effetto protettivo nei confronti della Covid e nei confronti anche dal punto di vista di quelle che sono le conseguenze della vaccinazione. Ci sono alcune eccezioni, tuttavia, che devono essere tenute in conto. Ci sono alcuni farmaci immunosoppressori che devono essere controllati molto bene dal clinico prima di poter fare una vaccinazione. L'altra minaccia forse è quella legata ai cortisonici ad alto dosaggio, che possono effettivamente interferire con la risposta immune e quindi indebolire la risposta difensiva del paziente quando assume farmaci a queste dosi. È possibile da questi dati del registro poter estrapolare l'effetto della durata della protezione dei vaccini? Non è ancora possibile perché il follow-up di questi pazienti non è ancora sufficiente per poter dare una nozione di questo tipo, però io credo che non ci siano elementi per pensare che l'andamento non possa riflettere quello che noi osserviamo nella popolazione generale, che effettivamente è di una riduzione della efficacia protettiva del vaccino dopo un certo numero di mesi. Questa è la ragione per cui oggi tutti parlano di terza dose, la terza dose deve essere fatta, speriamo di non dovere poi ripeterci con una quarta o una quinta dose, però certamente l'effetto dei vaccini almeno dopo due dosi, dopo un po' di mesi, è destinato fatalmente a ridurre il suo effetto protettivo e quindi a riesporre il paziente e comunque tutti noi a un nuovo rischio di contrarre la malattia.